Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania, settimana importante che viene subito dopo la parentesi azzurra e praticamente in coincidenza con i playoff scudetto, i playout salvezza, le finals che cominceranno a Chieti. Insomma, tanti appuntamenti che riguardano da vicino il movimento. Per discutere di tutto ciò che è accaduto ed accadrà, abbiamo invitato il nostro ospite, e lo ringrazio per aver accolto l'invito, come sempre, Beppe Tedesco, direttore tecnico della squadra nazionale femminile. Ciao Beppe, grazie intanto. Ciao Marcello e grazie a voi di avermi considerato come un ospite che possa parlare di queste cose. Io sono molto contento di farlo. Ecco, anche perché ti toccherà, insomma, operare una ricognizione a 360 gradi su quello che è il momento della pallamano italiana, a cominciare, a partire ovviamente, non possiamo fare altrimenti, con la squadra nazionale, la nazionale senior, uscita sconfitta dal doppio confronto con Polonia e Francia, anche se con ovviamente modalità diverse, che ha dovuto dire addio ancora una volta alla possibilità di qualificarsi alla fase finale dei campionati europei. Ecco Beppe, a freddo, perché ormai è trascorsa anche qualche ora anche dalla delusione, se vogliamo, maturata soprattutto a Vigevano, insomma a Rouen oggettivamente era quasi impossibile, almeno per l'Italia, fare risultato. Che considerazione trai da questa doppia partita, questo doppio confronto che ha visto l'Italia contrapposta prima alla Polonia e poi alla Francia? Beh, io vorrei premettere che chiaramente sono molto legato alla nazionale italiana e questo, diciamo, è un fattore che devo mettere in evidenza prima di parlare. Però credo onestamente che chiunque sia una persona di buon senso e onesta intellettualmente non possa fare altro che riconoscere che un'Italia che se la gioca alla pari con la Polonia fino a qualche anno fa era impossibile da pensare. Noi dobbiamo solo ricordare che il più grande successo ultimamente, prima della gestione di Riccardo Trellini, è stata una vittoria di un gol all'ultimo secondo contro il Lussemburgo. È stato festeggiato questo trionfo e noi passiamo invece dopo, in questi anni, ad aver battuto squadre che hanno già fatto gli europei, come Slovacchia, come Lettonia, e a giocare alla pari prima ancora che con la Polonia, con la Slovenia, con l'Ungheria. Direi che c'è un passaggio di qualità così evidente con la Bielorussia, c'è stato un salto di qualità così evidente che se qualcuno non lo vuole vedere è perché vuole mettersi una benda nera davanti agli occhi. Poi si può parlare di tutto, si può parlare della metodologia di sorteggio, della situazione dei gironi con tre che passano, quattro terze che passano, ma non passano le migliori terze, passano quelle che hanno fatto punti o differenza. Poi di questo Beppe, non spoilerare, insomma, andremo a discuterne perché avremo il quadro completo delle squadre che hanno centrato la qualificazione. Chapeau, complimenti a chi lo ha fatto, ci mancherebbe, anche se però il meccanismo, come sottolineavi già in apertura, insomma, lascia quantomeno perplessi. Ma io procederei con ordine, ascoltando le impressioni, queste sì, a caldo, di Riccardo Trellini, raccolte da Matteo Aldamonte in Francia, Rouen, in delegazione con la squadra nazionale azzurra, subito dopo la sconfitta maturata al cospetto di una grande squadra e di un pubblico straordinario come la Francia, ricordiamo, campione olimpica in carica. Era difficilissimo, lo sapevamo alla vigilia, era una Francia, è vero, con le assenze, ma la Francia era una seconda linea in questo momento e anzi erano giocatori che si sono tutti voluti mettere in mostra e in più gli altri campi d'Europa sono andati diversamente, forse anche in alcuni casi in maniera inimmaginabile, è il brutto di questa formula. Diciamo semplicemente scandaloso, e lo so che qualcuno dirà che io sto prendendo delle scuse, ma io penso che non esiste un regolamento del genere in nessun sport. Siamo una squadra che è entrata come quarta nel ranking, ha strabattuto quella che è terza in classifica a 4 punti e quindi questo è tutto dire, però è andata. Oggi sarebbe stato difficile anche metterla sul piano della differenza reti, perché come hai detto tu, mentre si gioca con la seconda squadra macedone è un altro tipo
di squadra, la seconda squadra della Francia ha già un livello incredibile, lo abbiamo visto a inizio partita, quando anche per questa volta, come in Polonia, c'era un pivot immarcabile. Cosa ci dice e ti dice questo girone di qualificazione che chiudiamo con le due vittorie ampie, nette contro la Lettonia e soprattutto la super prestazione che non è bastata però contro la Polonia? Ma contro la Polonia ti dà proprio la dimensione di quello che è l'Italia adesso. Non è, cioè, quella è stata una partita vera. Per cui quando tu arrivi, anche la Francia ha vinto di 10 o di 11 con la Polonia, per cui non possiamo avere un riferimento come la Francia, ma con la Polonia il riferimento è stato un successo da un punto di vista della crescita della pallamano italiana, della squadra. Chiaramente per qualificarsi a queste grandi situazioni che ci farebbero crescere ancora di più, perché io ricordo a tutti quanti che noi affrontiamo squadre che quando giocano mondiali europei si preparano per 60 giorni e fanno in un mese, tra amichevoli e partite, ne fanno 17-18. Noi 17-18 non le facciamo tra le amichevoli neanche in un anno, per cui è troppo importante arrivarci. Io penso che dovremmo fare qualcosa per farci sentire, perché noi siamo, secondo me, più forti delle terze in classifica che si sono qualificate. Per cui è forse anche una battaglia da fare, perché l'Italia ha bisogno di questa cosa. Da una parte l'orgoglio, no? Per aver comunque elevato il livello tecnico della squadra nazionale, dall'altra parte il profondo rammarico per non aver centrato questa qualificazione. Insomma, indubbiamente è un momento duro per Riccardo Trillini, questo difficile da digerire, questo boccone, Beppe. Sì, non solo per Riccardo, ma anche per tutti i ragazzi che fanno parte di questa squadra. Ovvio, certo. Come sai, abbiamo rapporti frequenti con questi ragazzi e ci stanno male perché sono consapevoli proprio di quello che dice Riccardo in questa intervista. Hanno fatto un miglioramento enorme, sicuramente sono più forti di squadre che hanno già giocato gli europei e i mondiali, e ci troviamo di fronte a un po' di sfortuna nei sorteggi sicuramente, ma anche a un regolamento che io definirei giustamente demenziale, e che comunque non ha paragoni in nessun altro girone di qualificazione di altri sport. Questo dovrebbe far pensare un po' chi ha pensato questo meccanismo. Un meccanismo che ha portato alla composizione delle 24 squadre che ovviamente disputeranno il campionato europeo in Germania. Le ricordiamo: la nazione ospitante, ovviamente la Germania, poi Svezia, Spagna, Danimarca già qualificate dopo l'Euro 22, e poi Portogallo, Nord Macedonia, Norvegia, Serbia, Islanda, Repubblica Ceca, Austria, Romania, Olanda, Croazia, Ungheria, Svizzera, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, passata come seconda nel suo girone che comprendeva la Slovenia ed il Montenegro, Francia, Polonia, Montenegro, Faroe, Grecia e Georgia, che è la grande sorpresa, avendo battuto l'Ungheria e quindi centrando i due punti contro una delle prime due del proprio girone, necessari per poter accedere al lotto delle quattro squadre ripescate. Le quattro squadre sono la Grecia, lo ricordiamo, il Montenegro, le Faroe e la Georgia. Nota a margine: ben sei squadre della ex Jugoslavia hanno centrato la qualificazione alla fase finale dei campionati europei, e se possiamo considerare Slovenia, Croazia ed anche Serbia tre nazioni all'avanguardia, Bosnia, Macedonia e soprattutto Montenegro rappresentano oggettivamente una sorpresa. Non è un ragionamento fatto sull'onda emozionale della delusione per la mancata qualificazione dell'Italia, ma credo, Beppe, sia un ragionamento oggettivo, cioè un dato di fatto, insomma, verificabile, riscontrabile sul campo. Oggettivamente è così. Hanno, una volta c'era una nazione sola, tanti anni fa, poi ne abbiamo avuti due o tre, come dici tu, che erano molto forti a livello maschile, e adesso ne abbiamo sei. Probabilmente tutte e sei non sono così forti come si pensa, o come comunque più di altre squadre nazionali
Il problema, io ho visto la partita dal vivo dell'Italia con la Polonia e ho visto la partita in Io ho diretta visto con la anche Slovenia Francia. Bosnia, eh. Io ho visto anche Slovenia Bosnia. Anche E voglio dire che si capisce bene la differenza. Macedonia Turchia, oltre a Ungheria Georgia, cioè ho visto queste partite, quindi per questo Ecco, io volevo motivo proprio mi... ribadire questo, che chiunque si fosse messo in visione di Francia-Italia avrebbe capito perché la Francia è campione olimpica, campione del mondo, campione d'Europa, fino a 22 titoli negli ultimi 10-15 anni, perché di fronte a 5.200 persone, di fronte a Esatto. una federazione che organizza una Hall of Fame per i propri giocatori, non ci deve essere una grande serietà. E secondo me questa grande serietà viene dimostrata dal fatto che loro vincono e le altre nazioni, io non credo che l'Ungheria vincerà facilmente qualcosa a livello internazionale, non ci penso neanche con la Slovenia, potrei scommetterci, e quindi questa è la situazione in questo momento. E secondo me però è più colpa della federazione internazionale che delle varie federazioni, perché oltretutto queste cose sono determinate da un regolamento che non aiuta certamente la chiarezza e l'onestà. Diciamo agonistica. A proposito di questo, rimanendo sulla scia di quanto detto dal commissario tecnico, dal direttore della squadra nazionale Riccardo Trillini, ascoltiamo a fine partita, al termine della partita persa dall'Italia in Francia, ricordiamo comunque il risultato del campo, sconfitta netta dell'Italia al cospetto dei maestri transalpini, abbiamo raccolto sempre Matteo Aldamonte le impressioni del capitano parisino. Sapevamo che sul campo dei campioni olimpici sarebbe stato complicatissimo, loro non ci hanno concesso nulla dal punto di vista dell'andamento della partita, hanno spinto per tutta la gara e in più diciamo che in giro per l'Europa le cose sono andate diversamente, in maniera, ecco, discutibile. Ma sai, forse è questo che fa la differenza tra chi vince le Olimpiadi, chi è top al mondo da ormai più di 20 anni, e chi probabilmente non ci arriverà mai. Non critico nessuno, ognuno fa le sue scelte. Oh, ci sono stati risultati un po' bizzarri, possiamo dire, per sorridere un po', anche se non fa sorridere per niente, però è un po' il sistema così. Siamo eliminati ancora con 4 punti, avendo una differenza di reti con quella che c'è davanti, cioè la Lettonia di più di 20, mi sembra. Ce la siamo giocati con la Polonia, ce la siamo giocati lì per 40 minuti in casa fino all'ultimo minuto. E niente, sapevamo che oggi la Francia non ci avrebbe regalato niente, nonostante non ci fossero 4-5 big, tutta gente che gioca a Champions tutte le settimane, quindi sapevamo benissimo che in Francia non ci avrebbero regalato niente. Noi forse potevamo fare qualcosa in più, quello sì, ma comunque non sarebbe bastato. C'è delusione perché ce lo meritiamo, perché veramente con questa nuova federazione, io anche con quella prima, ormai 10 anni che ci proviamo, siamo sempre lì a un passo e sembra che non riusciamo a fare questo passo qui. Chiaramente la delusione è tanta, questo è inevitabile, però avevamo parlato prima della partita con la Lettonia di un gruppo dove sono stati inseriti tanti giovani, dove voi avete preso in mano da senatore in qualche modo la squadra, anche come esperienza che hai accumulato tu in primis in questi anni. Ecco, che cosa ti porti invece, che cosa vi portate di buono dopo queste 6 partite di qualificazione? No, perché siamo cresciuti ancora, abbiamo dimostrato contro la Polonia soprattutto, abbiamo avuto un seguito di pubblico, tutti quanti vigevano una risposta alla grande, la ringrazio ancora come città, ma tutti quanti mi hanno scritto il giorno dopo, anche da fuori, anche dalla Francia, che non ce lo meritavamo, che abbiamo giocato bene, che non siamo così ridicoli come tutti pensano. Spero un po' che il giudizio un po' in Europa cambi, e se devo fare una cosa un po' che mi dispiace per Pablo, spero che possa stare qui ancora con noi altri 2 anni, perché se lo merita per la carriera che ha fatto e per il giocatore che è. L'appello a Marrocchi, Pablo Marrocchi, affinché tenga duro ancora, insomma, prima poi di
appende le scarpette al chiodo nel tentativo di coronare un sogno. Ecco, Beppe, e poi insomma ti chiedo, non sarebbe poi così difficile il discorso? Lo possiamo estendere anche alla squadra nazionale femminile, perché il meccanismo è lo stesso, possiamo dire anche la sfiga è la stessa, no? Considerando l'esito del sorteggio che ha riguardato la squadra femminile, che ci vede contrapposti nel girone a Francia, ok, Slovenia, la migliore della seconda urna, e poi ok la Lettonia, insomma, che è una squadra ampiamente alla portata dell'Italia. Ma non sarebbe molto più semplice, assodato che le prime due degli otto gironi accedano direttamente alla fase finale dei campionati europei, come giusto che sia, come succede in quasi tutti gli sport di squadra, ma tra le otto terze non sarebbe molto più semplice invece di immaginare questo meccanismo che io definisco diabolico ma anche perverso, immaginare quattro sfide di playoff? Sono otto squadre, gara di andata e di ritorno tra le otto squadre, le quattro migliori sul campo, senza dover fare ricorso a tutti questi calcoli astrusi, accedono alla fase finale. Non sarebbe, insomma, più equo, ma anche più semplice, se vogliamo? Ma io penso di sì, Marcello. Intanto lasciami dire che ho detto la stessa cosa, sì, che ha detto. E mi ha fatto molto piacere, chiaramente non avevo sentito, non avevo visto l'intervista, e quindi mi fa piacere essere sulla stessa lunghezza d'onda. Quello che dici tu è, secondo me, una buonissima proposta, ma io dico anche che al di là di ulteriori gradi di playoff, come in questo caso la tua proposta prevederebbe, tutte le altre federazioni le quattro migliori terze le classificano con tutto il girone completo, non con le prime due squadre che arrivano in classifica. Questo è un meccanismo di protezione eccessivo e che non è giusto, non è giusto perché nessun'altra federazione internazionale lo applica. Io penso che la tua idea sia la più sportivamente onesta, ma le quattro migliori terze sono quelle che, a seconda del sorteggio, quando noi abbiamo fortuna, quando noi abbiamo sfortuna, come spesso capita, dobbiamo attenerci alle quattro migliori terze dei gironi, senza eliminare, soprattutto, come dice Riccardo Trillini, noi eravamo in questa urna come quarta fascia. Come quarta, infatti l'Italia già aveva fatto un balzo, esatto, eliminando la terza. E quindi è molto penalizzante, al di là della situazione, poteva essere Malta o l'Islanda o l'Inghilterra o chiunque altro, ma la situazione sarebbe sempre stata penalizzante. Assolutamente sì. Beppe, prima di fermarci e spostare la nostra attenzione sui campionati nazionali, cosa ci lascia in dote questa amarezza? Perché insomma è inutile nasconderlo, parliamo di amarezza anche perché con molto coraggio, con molta audacia, anche se vogliamo corretta, non certamente spavalderia, l'Italia aveva dichiarato, insomma, prima di questo doppio confronto, di avere come obiettivo la qualificazione. Non si era nascosta, come insomma sarebbe fin troppo facile fare in queste occasioni. Tu giustamente sottolineavi, insomma, un dato, insomma, negli ultimi sei anni si è passati da una vittoria di un gol all'ultimo secondo contro Lussemburgo in casa a Siracusa a una partita giocata testa a testa con la Polonia, e questo soltanto per ricordare gli ultimi sei anni. Se vogliamo poi aprire il ciclo, ricordiamo che l'Italia non si è mai qualificata sul campo ad una fase finale dei campionati europei, ha partecipato ma da nazione ospitante, quindi questo per dare anche una storicità a quello che quotidianamente vediamo, leggiamo e ascoltiamo. Ecco, cosa ci lascia in dote questa parentesi sicuramente molto amara per la pallamano italiana? Beh, io penso che la federazione, la squadra nazionale, si porti in dote il fatto che sa a che livello può giocare. E io faccio un esempio che in piccolo puoi coinvolgere anche la parte femminile. Noi veniamo da un campionato che non ha nessuna squadra in Champions League, per cui nessun giocatore nostro in Italia gioca in Champions League, tutte le altre squadre, Polonia e Francia, sono piene di giocatori che giocano la Champions League. Noi giochiamo contro la Polonia praticamente alla pari, perché è vero che l'abbiamo fatto anche in Polonia, e abbiamo un campionato che, oltre a non portare squadra in Champions League, non vince praticamente mai un turno nelle coppe europee. Quest'anno ci è riuscito
per fortuna il Fasano dopo anni e anni e anni di prove. Nel femminile nessuna squadra ha superato i turni di campionati europei e chissà perché noi come nazionale riusciamo a giocare a questo livello. Ci sarà un motivo, probabilmente sarà un motivo legato alla capacità, alla determinazione, alla dedizione che tutto il gruppo squadre nazionali e la direzione tecnica e la federazione accompagna questo progetto con grande forza, con grande coerenza. E secondo me è evidente il gap che c'è fra la squadra nazionale e le squadre italiane di club. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi ci soffermeremo, sposteremo, per meglio dire, la nostra attenzione sui campionati nazionali, perché sta per cominciare la fase più importante della stagione, quella dei verdetti definitivi. A tra poco. Il grande tennis femminile a Proda in Toscana. Dal 15 al 21 maggio, il Match Ball Firenze Country Club ospita il Firenze Ladies Open. Acquista il biglietto. Per tutti i tesserati FTP c'è lo sconto del 20%. Non mancare! So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo. Ed allora è tempo di verdetti, è tempo di playoff e di playout, è tempo anche di finals per quanto concerne la 2. Partiamo dai playoff scudetto femminili perché sono i primi praticamente a mettere in moto il motore. Si parte con le due semifinali partendo e rispettando l'ordine della classifica: Cassa Rurale Pontini a Iomi Salerno e Brixen Sud Tirol contro Lifestyle Erice. Prima partita in casa delle squadre peggio classificate, dunque Pontinia e Brixen Sud Tirol, questo nella giornata di domani, e poi nel weekend gara 2 ed eventuale gara 3. Allora, Beppe, partendo proprio da Cassa Rurale Pontinia a Iomi Salerno, ci aiuti un po' ad inquadrare questo confronto? Prima e quarta della stagione regolare. Beh, penso che purtroppo per Pontinia, che ha avuto un'annata diciamo bipolare, nel senso che ha avuto le prime 15 giornate è stato un rullo compressore, adesso invece si trova in una situazione veramente di difficoltà, perché ha perso non solo Gomez, che è una giocatrice straordinaria e bassanese, ma anche problemi con altre giocatrici. Curiosità, Beppe, mi veniva da pensare, no? Le due Gomez, perché Pontini ha perso la sua Gomez, Salerno ha perso la sua Gomez, due giocatrici cubane, peraltro fortissime, non parenti, però insomma accomunate dallo stesso DNA, immagino, di giocatrici vincenti. Era giusto una insomma singolarità che mi faceva piacere sottolineare. Hai fatto bene, anche perché la Gomez di Salerno l'abbiamo vista poco, ma ha dato dimostrazione di grande classe, quindi è una mancanza molto grave anche per Salerno. Ma in questo caso, nel confronto diretto, io vedo un Pontinia nettamente in difficoltà in questo momento. Sicuramente ha raggiunto un grande obiettivo entrando ai playoff, però purtroppo non può giocarseli al suo 100%. Credo che il pronostico, almeno per quanto mi riguarda, sia abbastanza prevedibile e con l'accesso alla finale di Salerno. Come vedi la Iomi Salerno nel nuovo corso Ancona? Perché ricordiamo che Salerno con Erice è tra le due squadre che hanno cambiato corso tecnico nel corso della stagione. Ma io direi che è una squadra che ha mantenuto le sue caratteristiche di essere una squadra importante per il panorama italiano, ha messo dentro il motore un allenatore collaudato a livello maschile, che ha già vinto a livello maschile. Sicuramente è una squadra che può esprimere una pallamano di alto livello. L'aggiunta di Rico Gomez era un'aggiunta speciale, adesso dovrà sicuramente far conto d'avere da tutte le ragazze qualcosa di importante, perché l'aggiunta di Gomez non c'è più e quindi bisogna tornare
a chiedere a tutte quante le altre componenti il 101%. Penso che ci sia la possibilità sicuramente di vedere una buona pallamano da parte di Salerno. E la finale, cioè la Coppa Italia, ha detto che Erice è stata più brillante sia di Bresone che di Salerno in quell'occasione, ma quello era un incontro unico. Questo è un turno di playoff sia in semifinale che in finale, quindi diciamo il pronostico può essere aperto, anche se io vedo una leggera prevalenza in questo momento di Erice su Bressanone. Ecco, siamo già alla seconda sfida, perfetto, anche nel tempismo, la sfida tra Big Sale su Tirol e Lifestyle Erice, che è la seconda semifinale. Sì, credo che... Io ho visto in diretta come te la partita di finale fra Erice e Bressanone. La partita non è stata scontata, perché ci sono stati dei momenti di snodo in cui Bressanone poteva ancora riprendersi la partita. Però credo che Erice abbia acquisito, soprattutto con quella vittoria, una situazione mentale molto positiva. La consapevolezza. Giocando due partite in casa, chiaramente... è avvantaggiata, ma questo non toglie niente a Bressanone, che come campione d'Italia uscente è comunque ha messo la squadra in una situazione migliore rispetto a qualche mese fa, rispetto alle ultime prestazioni che ho visto. Se la giocherà, non ha vedi una sfida un po' più equilibrata, ecco, questa è una seconda semifinale un po' più equilibrata rispetto a Pontini a Salerno, da quello che... secondo me sì. Io credo che Bressanone sarà un osso duro per Erice, ma se dovessi scommettere un euro scommetterei su Erice in questa partita. Playoff, ma anche playout, la regia ci può proporre il quadro completo, perché è vero che si gioca per l'ambito scudetto, l'ambito tricolore, ma si gioca anche per evitare la retrocessione. Ricordiamo che al termine della regular season il Teramo ha dato addio al campionato di A1, in bocca al lupo alla squadra abruzzese per una pronta risalita della prossima stagione. Questo è il quadro: Alibest Espresso Mestrino contro Secur Fox Ferrara, Touché Prato contro Mezzocorona. Ricordiamo, si gioca sulla base di gara d'andata e gara di ritorno con eventuale gara 3, le due vincenti di questo doppio confronto sono salve, le altre due dovranno poi affrontarsi, le due perdenti affrontarsi una sfida che determinerà la seconda retrocessione. Queste quattro, Beppe? Beh, questi sono scontri interessanti, secondo me. Diciamo, a parte la partita del Teramo a Mezzocorona, è stata una buona partita. Volevo fare un passaggio su questa partita perché credo che Teramo sconti una partenza in cui la squadra non era ancora pronta, a cui non erano state aggiunte giocatrici importanti, se no sarebbe stata della partita anche di più di questa retrocessione diretta. E per quanto riguarda questi doppi confronti, io direi che la squadra che sta meglio in questo momento è Mezzocorona. Mezzocorona ha intanto aggiunto una giocatrice portoghese molto forte e questo ha dato la possibilità ai gioielli locali di esprimersi meglio. È ritornata Emma Girlanda in campo, c'è Campestrini, c'è Gislimberti, c'è Razzica in porta, che insomma stanno facendo una... mi hanno impressionato nelle ultime partite. Credo che siano una squadra favorita, diciamo, per la salvezza. Questo è il mio pronostico in questo momento, quindi credo che da una parte loro possono prevalere su Prato, ma attenzione, Prato ha vinto tutte e due le partite con Mezzocorona nella regular season e questo è un altro aspetto da considerare, anzi ha distrutto Mezzocorona nella prima di campionato giocando Mezzocorona, quindi è ipotetico quello che dico, ma penso che la squadra più attrezzata sia Mezzocorona. Dall'altra parte lì c'è una situazione particolare perché sono due squadre che forse... non erano nate, tradizione, no? Ricordiamo Mestrino e Ferrara. Oltretutto Mestrino era semifinalista scudetto l'anno scorso. È vero che ha perso tante giocatrici importanti, Giovanna Lucarini non ha mai giocato quest'anno e Irene Stefanelli ha giocato poco. Ha cambiato la guida tecnica, tante cose. E io credo che dipenderà molto sono due squadre un pochettino, secondo me, in questo momento quasi inaspettatamente in questa situazione. Forse Mestrino lo ha capito prima del Ferrara. Oggettivamente il campo, il fattore campo dice Ferrara, ma
è molto stretta la situazione, vero, perché dipende dall'atteggiamento mentale con cui riusciranno ad andare in campo le due squadre, e io penso anche dalla condizione della giocatrice fondamentale di Mestrino, che potrebbe fare la differenza. Vediamo sul campo come si dipanerà questa sfida. E poi non dimentichiamo che nel weekend scattano anche i playoff scudetto e i playout salvezza maschili. Vediamo anche in questo caso la grafica. Abbiamo dato ovviamente precedenza alla 1 femminile, cronologicamente, temporalmente parte prima il playoff femminile. Nella giornata di sabato invece scattano i playoff maschili, che ovviamente poi, cominciando dopo, si chiuderanno dopo la finale scudetto femminile. Il quadro è chiaro: Sassari, Brixen, Fasano, Merano, queste le quattro squadre, con Sassari e Fasano che cominceranno in casa il proprio turno. Anche in questo caso, Beppe, ti chiedo di sbilanciarti di un pronostico o quantomeno una previsione. Ma intanto sono due partite bellissime, perché il campionato, è vero che Bressanone ha vinto la regular season, ma ha dimostrato che Sassari, Fasano e Merano sono buonissime squadre. Sassari ha fatto un grandissimo passo avanti dal momento in cui Zuppo ha preso la guida della squadra, e direi che Brixen deve stare attento a Sassari, non solo perché ha vinto una partita importante contro Brixen nella regular season, ma perché Sassari è in una situazione che non si aspettava di essere, sì, e soprattutto ha un momentum positivo dal punto di vista psicologico, quindi sarà, io non credo che sarà così facile per Bressanone, anche se mantiene i favori dei pronostici. Dall'altra parte sono due bellissime squadre, due squadre moderne, con tanti giocatori giovani. Tu sai quanto mi piacciono queste squadre fatte con tanti giocatori italiani di alto livello, provenienti dalle selezioni nazionali giovanili, dai campionati vinti a livello giovanile. Sarà una pallamano divertentissima, non mi voglio esprimere. Chiaramente il fattore campo ce l'ha a vantaggio Merano, ma è una partita da godere, da vedere, che io comunque vedrò in qualche maniera. Bene, mentre per quanto riguarda i playout salvezza, questi gli abbinamenti: il derby emiliano tra Carpi e Secchia Rubiera, e poi Romagna con Banca Popolare Fondi. Questi sono gli abbinamenti. Vale lo stesso discorso fatto per i playout femminili, nel senso che qui le due vincenti del doppio confronto sono automaticamente salve, le altre due dovranno affrontarsi per stabilire l'unica squadra retrocessa. Beppe, qui c'è molto della tua terra, perché ci sono tre squadre, insomma, del tuo comprensorio, due squadre che storicamente conosci molto bene. Mi riferisco ovviamente a Carpi, a Secchia Rubiera e a Romagna. Beh, per quanto riguarda il derby, che è diviso da pochissimi chilometri fra Carpi e Secchia, veramente penso che sia impronosticabile. L'anno scorso ce le fece Carpi, che riuscì, sì, a superare Rubiera, sì, e quindi c'è una ghiotta occasione di rivincita, ma sinceramente non mi sento di dire, lì non esiste fattore campo, perché siamo veramente a distanza di 10-12 chilometri, in 20 minuti si va da un campo all'altro, e quindi è durissima. Io spero che alla fine chiaramente si salvino entrambe, ma non so sinceramente cosa dire, non voglio espormi, perché non ho l'idea di come possa essere. È una partita troppo importante, troppo sentita, ci sono tanti fattori che entrano in gioco. Probabilmente Carpi l'anno scorso ha goduto di questo vantaggio di batterli e avrà un momento così più positivo rincontrando la stessa squadra, ma non credo che si possa veramente... Un vantaggio impercettibile, insomma, da quello che mi pare di capire dal tuo ragionamento. Invece, Romagna Fondi? Su Fondi non ho idea, perché le ultime partite non ha giocato Cagnete. Sì. Non ho seguito. Molto dipenderà dalla presenza di Cagnete, e questa è un'opinione abbastanza diffusa. Secondo me, se Cagnete è in campo in condizioni buone, penso che avrà ragione del Romagna. Se no, credo che il pronostico sia leggermente a favore del Romagna, però staremo a vedere, e soprattutto la partita, quella valida per la retrocessione, che sarà drammatica e, certo, piena di spunti molto interessanti, anche se veramente a livello di emozionalità molto molto alta.
Assolutamente sì. E non dimentichiamo, questo per chiudere la panoramica, lo dicevamo in apertura, è cominciato un mese di fondamentale importanza per la pallamano italiana con tutte le finals e i playoff scudetto, finals per la promozione in Serie A Gold, si giocano le partite a Chieti, ricordiamo i due gironi da quattro squadre che vedono allineate nel girone A Cingoli, San Lazzaro, Enna e Camerano, nel girone B Eppan, Lanzara, Trieste e Molteno. Ricordiamo che due squadre accederanno alla Serie A Gold, tutte le altre invece parteciperanno al prossimo campionato di Serie A Silver. Contestualmente, con una giornata di ritardo, scatteranno anche le Finals Silver, anche in questo caso due gironi. Non sono previste per le Finals Silver, non è prevista la finale, che assegna di fatto per la Finals Gold il titolo, la Coppa Italia, quindi non ci saranno incroci, ma soltanto le squadre, le prime due dei due gironi accederanno direttamente alla Serie A Silver, le altre invece parteciperanno alla Serie A Bronze. Ricordiamo le composizioni dei due gironi: nel girone A Torri, Chiaravalle, Arcom e Verde Azzurro, nel girone B già Rassicurazioni Ferrara, Giovinetto Petrosino, Cus Palermo e Metelli Cologne. Come detto, le prime due accedono alla Serie A Silver, le altre due parteciperanno al prossimo campionato di Serie A Bronze. Insomma, ce ne sarà, ce n'è davvero per tutti i gusti in questi giorni, diretta in live da Chieti e da Pescara per tutte le partite di Finals, ovviamente sul canale YouTube della Federazione Italiana Gioco Handball. Per tutte le altre partite invece di Finals, di playoff scudetto e playout retrocessione, le dirette come sempre garantite su Eleven Sport, e poi il gran finale con le finali scudetto in onda su Sky Sport e ovviamente su Eleven Sport. Credo di aver detto tutto, non mi resta che salutarti e ringraziarti, Beppe, insomma, per aver trascorso questi 40 minuti abbondanti in nostra compagnia, ma erano, come si è visto, tanti gli argomenti da trattare. Grazie a te, Marcello, e grazie a tutti quelli che ci guardano e che seguono la pallamano. E come dici tu, adesso c'è tanto da vedere, e allora buona pallamano a tutti. E allora, grazie Beppe, è davvero il caso di dire buona pallamano a tutti. Arrivederci.